Salve a tutti, benvenuti a questa puntata di Obiettivo Valsesia. Ci troviamo a Pratosesia, comune proprio all'ingresso della nostra valle, che compie in questo periodo i primi 30 mesi di mandato del sindaco Alberto Boraso e della sua squadra. E proprio in corrispondenza di questo momento, di questo traguardo già raggiunto, il sindaco e il suo gruppo hanno deciso, per estrema trasparenza, di mettere a conoscenza i cittadini nel dettaglio di tutto ciò che è stato fatto in questo primo tratto di strada. Allora, buongiorno sindaco, Buongiorno, buongiorno a grazie per tutti. averci accolti nel suo studio. Mi è piaciuta molto questa cosa che lei ha, insomma, diramato questo comunicato dicendo vogliamo che i cittadini sappiano, però in questo tempo di pandemia non possiamo invitarli tutti in comune. E quindi glielo facciamo sapere attraverso i media, per cui è un atto di assoluta trasparenza. Voi avete fatto tanto, nonostante la pandemia, in questo periodo vi siete davvero impegnati su tanti fronti. Sì, diciamo che la pandemia ci ha fatto cambiare un po' quelli che erano i programmi. Quindi abbiamo messo, stilato delle iniziative, delle attività che poi hanno dovuto prendere atto di quello che succedeva e quindi abbiamo cambiato, Modificato. modificato strada facendo. Però abbiamo sempre mantenuto quella che era la linea di andare ad aumentare quelli che erano i servizi e andare a completare alcune attività all'interno della nostra amministrazione. Voi avete insomma, fatto un po' i conti, come tutti i comuni, con questo periodo difficile, con dei bisogni. Poi parleremo anche con l'assessore ai servizi sociali, che è stato un settore che ha dovuto attivarsi in modo particolare. Però, ciò nonostante, siete andati avanti sul fronte dei lavori pubblici, degli interventi e quindi avete comunque migliorato. Il vostro comune più o meno è sui 1.850 abitanti, ho visto. Giusto, corretto. Primo dato. Siete rimasti demograficamente stabili e già questa è una conquista di questi tempi. Sì, in questi 3 anni siamo rimasti stabili, ha detto bene, abbiamo visto quelli che sono i dati ed effettivamente anche a livello familiare le medie degli abitanti sono rimaste le stesse, quindi non abbiamo perso abitanti, dove invece altri comuni hanno avuto altri problemi e c'è una diminuzione, diciamo, abbastanza standard su tutti i comuni Ecco, piemontesi. voi ritiene che questa stabilità di abitanti sia anche dovuta al fatto che comunque Pratosesia, a parte l'ubicazione che è molto comoda perché siete vicini, insomma, siete abbastanza baricentrici Sì. rispetto a tante cose, ma anche dal punto di vista dei servizi, insomma, Sì, io vi ritengo di siete sì, perché impegnati? allora noi riusciamo a gestire tutti i bisogni delle famiglie, diciamo, a partire dal micronido fino ad arrivare alle scuole medie. Nel raggio di pochi chilometri soddisfiamo tutto, abbiamo il micronido che accoglie i bambini dai 3 mesi. Poi c'è le scuole dell'infanzia, che quindi riprendono dai 3 in avanti, le scuole elementari che sono in Prato sono gestite bene, abbiamo 5 classi, non sono numerose, per cui le maestre riescono a lavorare in maniera opportuna. Abbiamo classi che vanno dai 10 ai 15 alunni e quindi la maestra al massimo della Tranquillità, sua sì. tranquillità, della sua espressione. Siamo coordinati bene con Romagnano perché è un istituto comprensivo. Quindi l'appoggio con la preside e il coordinamento con lei è buono e proficuo. Abbiamo le scuole medie a veramente a un paio di chilometri e assistiamo le famiglie col trasporto pubblico, quindi il trasporto dai bambini è garantito. Questo quindi riusciamo a soddisfare tutte le esigenze di una famiglia nuova che arriva e ha bisogno di insediamento. Quando poi i bambini crescono, i ragazzi crescono, trovano, diciamo, altre necessità in altri In altri campi. comuni limitrofi e comunque con un buon livello, mi pare di Di capire, sempre collegamento. di collegamento anche. Anche sul fronte della sicurezza ho visto che avete lavorato parecchio. Abbiamo lavorato sulla sicurezza, abbiamo messo quello che io ritengo essere il cuore della sicurezza, perché abbiamo messo un sistema nuovo di videosorveglianza, abbiamo creato un varco per cui tutte le macchine che passano all'interno riusciamo a capire tramite le targhe e la collaborazione con i carabinieri dove se c'è stato qualche problema, insomma, risalire. Abbiamo messo dei punti di monitoraggio e estenderemo questo sistema in maniera tale che potremo controllare in maniera più, diciamo, precisa quelli che possono essere i punti vulnerabili del paese. E stiamo lanciando un progetto che dovrebbe arrivare per giugno, se anche questo è dovuto alla pandemia, si è protratto, di Dilatato. collaborazione con i cittadini. Quindi anche i cittadini attraverso le videocamere personali potranno in qualche modo darci una mano.
Questa sinergia con i cittadini è importante, quindi c'è molta diciamo, collaborazione tra l'istituzione comune e la popolazione? Io ritengo di sì, io sono stato, ero già, essendo da parte stessa da anni, avevo fatto parte della Pro Loco e quindi la collaborazione con i vari cittadini la conoscevo, ma durante la pandemia sono stato veramente stupefatto perché ci sono state persone che mi hanno chiamato regalandoci mascherine, persone sia diciamo liberi cittadini ma anche aziende che si sono messe a disposizione e ci hanno regalato mascherine per poter distribuire. Quando ho avuto bisogno del sistema, diciamo, di ristorazione per il problema al centro incontro, subito un riscontro, mi hanno dato subito una mano. Ci sono cittadini che hanno creato un sito internet dove potersi raccontare, il telefono amico, cioè tutte queste iniziative sono nate da o richieste nostre ed è bastata veramente una telefonata e si sono messe a disposizione, o proposte direttamente dai cittadini. E questo, insomma, è un bel sintomo di partecipazione, di senso di comunità. Abbiamo fatto poi un evento, Ogni Goccia Conta, proprio a giugno dell'anno scorso, in cui abbiamo riconosciuto le attività che sono state fatte ed è stato un evento molto, molto partecipato. Poi. E questo anche, insomma, vanno sottolineati, no, poi questi gesti. Voi anche dal punto di vista del supporto alle attività produttive che operano all'interno di Prato Sesia, so che vi siete attivati, in che modo? Allora abbiamo messo a disposizione le risorse comunali e quindi abbiamo diminuito quelli che erano le tare, annullate diciamo il costo della tare della ristorazione nel momento clou della pandemia, quando erano chiusi. Abbiamo aiutato le imprese riducendo i costi tari, abbiamo lavorato sia con le imprese e le ristorazioni ma anche con gli agricoltori. Tanto è vero che la fornitura di pali per la protezione contro animali vaganti, cinghiali, caprioli e altri animali, li abbiamo fornita noi come amministrazione. E quindi abbiamo fornito una fornitura che può sostituire tutti quelli presenti e aumentare le protezioni dei campi agricoli. So che avete anche installato un LED wall e su questo LED wall fate passare anche la pubblicità delle aziende del vostro paese. Sì, su questo abbiamo fatto un'azione diciamo, di dare la possibilità alle imprese pratesi di mettere la loro pubblicità a livello gratuito. Quindi la realizzazione grafica no, perché ognuno poi ha le sue personalizzazioni, ma per quanto riguarda il messaggio e la presenza possono farlo gratuitamente. Certo. Pratesi possono farlo gratuitamente e anche quest'anno. È anche importante anche questo. Poi, vabbè, diciamo, l'operatività di un'amministrazione comunale per tradizione si misura anche sui lavori pubblici. Sì. E quindi le infrastrutture, cosa avete fatto da quel punto di vista lì? Sull'infrastruttura abbiamo lavorato bene sia per l'ambito scolastico, quindi abbiamo sistemato la scuola per quanto riguarda l'efficienza energetica, sia sull'asfaltatura. Quindi abbiamo ritoccato alcuni punti di asfaltatura che in paese erano deficitari, abbiamo asfaltato una strada nuova per quanto riguarda l'uso dell'isola ecologica, che prima era strada bianca sostanzialmente, sulla cascina Spazzacamini, dove abbiamo una presenza di persone disabili, siamo riusciti ad asfaltare il chilometro di strada che c'era distante tra collegamento, più tutta una serie di iniziative di cautela sul territorio, quindi l'idrogeologico. Abbiamo fatto un'iniziativa per mantenere i torrenti, arginarli, tenerli puliti in maniera tale che il flusso delle acque siano controllate. Esatto. Abbiamo aggiunto un parcheggio per usufruire dell'area Castello, che è la nostra area turistico-culturale. Ecco, anche per il turismo, insomma, vi siete attivati, c'è questa bella panchina, big bench al Castello Supramonte, che è uno degli elementi di richiamo di questa zona. Sì, diciamo che la panchina ha proprio richiamato molto. Noi abbiamo lavorato sull'area Castello andando a sistemare l'area, ampliando l'area di utilizzo, pulendo, tagliando l'erba, ritirando fuori quelli che erano le mura di una volta, andando a ampliare questo discorso, e poi ho inserito questa big bench che dà la possibilità di vedere il mondo in maniera diversa. Noi abbiamo un terrazzo che si raggiunge in 5-10 minuti a piedi,
che credo che non ci sia in tutta la Valsesia, con un raggiungimento così, così veloce così. Sulla parte bassa. Allora, questo è un, diciamo, un appunto che dobbiamo farci per andare a visitarlo durante questo 2022. Il tempo sta quasi per finire, voglio ancora sentire Egle Vegetti, che è il suo assessore ai servizi sociali, ma prima le chiedo, più grande progetto per il 2022? Collegamento tra Prato e Romagnano in ciclo pedonale. Benissimo, allora in attesa di questo collegamento, signor Sindaco, che poi verremo a raccontare insieme a lei, ecco qua l'assessore ai servizi sociali Egle Vegetti. Servizi sociali che veramente nel periodo della pandemia a Prato Sesia come altrove sono stati protagonisti, sono stati importanti. Voi avete fatto tante cose, alcune che insomma ci riconducono a idee che sono state messe in campo un po' ovunque e altre che sono invece peculiari del vostro comune. Una di queste che mi ha molto colpito e mi è molto piaciuta è che l'amministrazione comunale ha organizzato un corso di Pilates nel parco del comune. Esatto. E la gente è venuta con piacere. Sì. Questa iniziativa è stata ci è stata proposta dalla ragazza che comunque insegnava Pilates e ci è sembrata una cosa carina anche per far uscire un pochino i nostri cittadini dalla pandemia, che erano chiusi in casa, che quindi e questa iniziativa partendo da lei è stata molto apprezzata dai nostri cittadini, infatti era molto seguita, infatti abbiamo fatto anche durante l'inverno nella palestra. Senta, lei prima in una chiacchierata così mi diceva ci siamo trasformati noi in volontari in questo periodo della pandemia, quindi lei e il sindaco vi siete messi a disposizione della vostra popolazione con un particolare riguardo poi per la fascia degli anziani, il centro esatto. incontro, cosa avete fatto? Il centro incontro era gestito da dei volontari finché non è arrivata la pandemia, con la pandemia purtroppo i volontari sono dovuti uscire. E inizialmente ci siamo proprio messi io e il mio sindaco, cioè io ho sempre lavorato per i servizi sociali, quindi diciamo un po' di esperienza ce l'avevo. E abbiamo gestito per quasi un anno la situazione, fai conto che avevo le persone completamente chiuse, non potevano entrare familiari, non potevano vedere nessuno, quindi è stato molto difficile anche trovare dei momenti per poter aiutare queste persone, insomma. Oltretutto ho avuto una persona in quarantena per 40 giorni, una persona anziana, quindi... Quei long sintomi, COVID famosi. Senza che sintomi, sì. senza niente, quindi anche gestire questa cosa non è stato facile, anche perché diciamo eravamo tutti impreparati per questa cosa, perché nessuno di noi sapeva come muoversi, cosa fare, tutto. E con il sindaco giustamente ci siamo trovati quei giorni e mi hanno detto no, chiudere, non possiamo chiudere, proviamoci, vediamo cosa riusciamo a fare. Ed è andata bene. È andata bene, è andata benissimo, le persone erano molto contente. E siamo andati avanti fino alla fine dell'anno che abbiamo dato in mano il tutto all'Unione Montana, perché comunque la pandemia sembrava quasi finita e quindi l'Unione Montana l'anno scorso, il 1° gennaio, ha preso in mano la situazione. Da noi comunque è sempre seguito, da me personalmente e anche dal sindaco, la gestione di come funzionano le cose. Un'altra cosa che abbiamo fatto per i servizi è stata i buoni spesa alle persone che comunque erano in difficoltà. Ci sono stati dati dei fondi e abbiamo fatto questi buoni spesa per le persone che erano in difficoltà, che potevano prendere solo generi alimentari, certo, e farmaci. È un supporto ed importante. È stato un supporto anche questo ben voluto dalla parte della cittadinanza, perché comunque è stata una cosa che ha soddisfatto parecchie famiglie. In aiuto anche con la Caritas abbiamo fatto anche queste cose qui, di dare, come diceva prima il mio sindaco, le mascherine. Noi il primo impatto è stato proprio di distribuire mascherine gratuite a tutta la popolazione, fatte con la stoffa dalle nostre persone che ci hanno aiutato, come diceva il sindaco, da fabbriche, gente comune che si metteva a cucire tutto. E anche quella cosa lì è stata apprezzata tantissimo da parte dei nostri cittadini. E quindi insomma è molto bello questo rapporto, questo come dire unire le forze, esatto, tra l'istituzione e la cittadinanza per superare un momento difficile. Voi a Prato Sesia ce l'avete fatta, avete avuto anche attenzione poi anche per i bambini, perché so che anche per la scuola dell'infanzia, certo, avete fatto di tutto, certo, per far sì che continuasse, esatto, a sì, funzionare. Anche la scuola dell'infanzia, anche quello abbiamo sempre cercato di essere vicino alle maestre, di aiutare il più possibile, insomma, anche con loro, dandogli le cose, tutto, anche con i bambini che non potevano venire a scuola, gli venivano seguiti comunque lo stesso, anche dal nostro servizio sociale.
Abbiamo cercato di dare il meglio possibile che potevamo fare, perché purtroppo, come tutti, non sapevamo neanche parte noi girarci, quindi andavamo a tentoni. Benissimo, navigazione a vista in alcuni settori, ma una navigazione che poi ha portato in un porto sicuro, che è quello di questi 30 mesi, con un bilancio che mi pare decisamente soddisfacente. Purtroppo il tempo è finito, il sindaco ci raggiunge e concludo ringraziandovi, grazie ad Alberto Porasio, grazie a Egle Vegetti. Vi abbiamo raccontato questa realtà di Prato Sesia perché è una realtà emblematica del nostro territorio valsesiano, dove ci sono sì dei comuni più grandi che insomma fanno un po' da traino a tutto il territorio, ma dove questi piccoli comuni come Prato Sesia, come tanti altri, sono veramente delle io direi isole felici in un certo senso, perché sono dei posti dove soprattutto in questo periodo di pandemia sono emerse delle grandissime diciamo di grandissimi valori, appunto, di istituzioni, di sindaci, di assessori che si sono messi a disposizione della comunità e di comunità che si sono strette proprio al loro interno per riuscire a superare le difficoltà. Anche questa è la Valsesia. Grazie allora a voi per essere stati i nostri ospiti, a voi per averci seguito. Arrivederci alla settimana prossima con Obiettivo Valsesia.